Beh, una delle tante visite che continueremo a fare è che i cantieri sono vivi, vivaci, si vede la progressività del cantiere qui. Ho visto comunque un livello di evoluzione del cantiere a Santa Giulia estremamente confortante. Per chi ha un minimo di immaginazione, noi dobbiamo averla, vediamo quanto le cose si stiano evolvendo. È una giornata gratificante per chi lavora, e ringraziamo tutti i lavoratori e le lavoratrici di questi cantieri, e anche per le istituzioni, perché nonostante si prefigurino sciagure, il lavoro operoso comunque va avanti e con ottimi risultati. Poter dire qui in primo luogo che siamo 3 mesi in anticipo rispetto al piano, e questo anticipo viene confermato e mantenuto nel tempo, e che siamo al 90% della realizzazione dell'opera nella parte che opere fredde, non so come, nell'infrastrutturale, io penso che sia anche un'iniezione di fiducia e in qualche maniera la risposta migliore rispetto a tanto scetticismo e in alcuni casi anche immaginazione negativa. Noi dobbiamo comunque essere oggettivi, sobri, non c'è esaltazione ma c'è soddisfazione, gratificazione anche nei ruoli che ricopriamo. La risposta. Secondo me ci sono i tempi, anche se non abbiamo troppo tempo, e quindi l'importante è non perderne altro, perché è evidente che anche qui, nonostante diciamo, le condizioni estremamente favorevoli, insomma, vediamo che in passato sono state, non a Milano, ma nell'altro piano del master plan, è stato perso del tempo. Ne parlavamo col presidente, con il sindaco, più col presidente che ha una visione più completa anche delle altre problematiche, forse 2 anni probabilmente sulle infrastrutture pubbliche sono state perse. Milano ha il vantaggio, ovvero ha fatto la scelta lungimirante di collaborare con dei privati che hanno e stanno dimostrando tutto il loro valore, il senso proprio dell'impresa. Il mese di gennaio, come è stato detto dalla Fondazione, sarà un mese decisivo, e quindi l'auspicio è confermato, quello di mantenere l'italianità della pista di Bob Skeleton e Slittino, e qualunque soluzione partendo da Cortina che risponda a questa precondizione, secondo me, è di nostra soddisfazione. Il tempo non è molto, è evidente che questo è un problema, ma chi si avventura con consapevolezza in imprese come queste sa che ci sono anche delle difficoltà. Sicuramente è l'elemento più esposto del programma olimpico paralimpico, ma sono convinto che con la collaborazione e il rispetto reciproco raggiungeremo anche l'obiettivo della pista di Bob Skeleton e Slittino, e anche quello verrà messo in sicurezza, e poi vedremo quale sarà l'altra criticità, se ce ne sarà un'altra.